Grazie, grazie mille, grazie al pubblico per l'attenzione. Io vorrei iniziare parlando, insomma, iniziare dall'inizio, cioè cominciare facendo riferimento a cos'è Fater. Appunto, io sono qui a rappresentare Fater. Fater è una società che è stata fondata nel 1958 da Francesco Angelini ed è stata la società che per prima in Italia ha lanciato i pannolini usa e getta per bambini e gli assorbenti igienici femminili negli anni 60, quindi un'innovazione significativa. Dal 1992, quindi ormai sono più di 25 anni, Fater è una joint venture fra il gruppo Angelini e Procter & Gamble ed è leader di mercato sia in Italia che in certi casi all'estero con marchi come Pampers, i pannolini Pampers, piuttosto che Lines, Tampax, o anche linee specialist per quanto riguarda i prodotti per incontinenti, o diciamo da circa 5 anni anche leader di mercato con prodotti della, diciamo, la cura domestica, come immagino che tutti conosciate la Candeginace, piuttosto che Comet, che è un marchio molto conosciuto all'estero, soprattutto in Russia. Fater impiega circa 1.600 persone per 1 miliardo di fatturato, 5 stabilimenti, 2 in Italia e 3 all'estero, quasi 40 paesi serviti e il 4% del fatturato investito in ricerca e sviluppo. Tra l'altro con attenzione sempre crescente ai temi della sostenibilità. In Fater, nonostante i prodotti che facciamo, forse proprio per questo, noi crediamo fortemente nell'importanza della sostenibilità ambientale. Sostenibilità ambientale non più, se volete, intesa come obbligo, anche intesa come obbligo, ma soprattutto come fonte di vantaggio competitivo. Perché penso che sia chiaro ormai al secondo giorno di convegno, nel mercato di oggi consumatori e consumatrici sempre più consapevoli chiedono imprese sempre più responsabili. Quindi non ci si può permettere, non dico neanche di essere leader di mercato, ma di stare sul mercato senza una forte attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e della green economy. A seconda o senza, indipendentemente dal settore in cui si opera. In quest'ottica, circa 10 anni fa, noi abbiamo avviato un progetto per prenderci cura del fine vita dei nostri prodotti. Il progetto è di riciclo dei prodotti assorbenti per la persona. E quindi pannolini, pannoloni per incontinenti e assorbenti igienici femminili. D'ora in avanti non li chiamerò più PAP, li chiamerò pannolini per semplificare, ma sappiate che mi riferisco all'intera categoria. È un progetto che all'inizio è nato quasi diciamo, per scherzo, per provocazione della persona che all'epoca era il nostro direttore generale, che un giorno è venuto in ufficio e ha detto chissà se riusciremo mai a riciclare il nostro prodotto. Ci abbiamo provato prima in laboratorio, siamo passati con l'aiuto di un partner di eccellenza, che è l'azienda Contarina di Treviso. Fin dal 2015 siamo riusciti a portare il nostro esperimento dal laboratorio a scala dimostrativa, per poi finalmente nel 2017 riuscire ad inaugurare il primo impianto al mondo in grado di riciclare su scala industriale i pannolini. Quindi noi adesso abbiamo una tecnologia che è unica al mondo, che è in grado di, a noi piace dire così, concederci, siamo anche un'impresa di marketing, dare nuova vita ai nostri prodotti e quindi fare sì che il pannolino, che adesso per la maggior parte finisce in discarica, circa il 65% dati europei, o in inceneritore al 35%, grazie a questa tecnologia potrà avere nuova vita e quindi essere completamente sterilizzato e ritrasformato in materie prime seconde ad alto valore aggiunto. A mio detto, abbiamo inaugurato tecnologia su scala industriale e adesso stiamo lavorando alla sua industrializzazione, espandendoci soprattutto anche in Italia, ma per ora stiamo considerando soprattutto l'estero e poi capirete perché, e facendo con l'aiuto di alcune imprese qui presenti, soprattutto io ringrazio anche la dottoressa Bastioli per l'aiuto che ci sta dando Novamont, per la ricerca che stiamo facendo per trovare nuove applicazioni sulle nostre materie prime e seconde. Per quanto riguarda parliamo della dimensione del problema, i prodotti assorbenti per la persona pesano, o diciamo i rifiuti di questi prodotti contano per circa 30 milioni di tonnellate l'anno al mondo, quindi oggi 30 milioni di tonnellate di prodotti assorbenti per la persona usata vanno in discarica o in inceneritore.
quasi 9 milioni in Europa, circa 900.000 tonnellate in Italia. La buona notizia è che ci sono circa 12 milioni di persone, quindi il 20% della popolazione italiana, uno su cinque, che al momento è già servita dalla raccolta differenziata, che è un servizio di raccolta differenziata per i pannolini, perché la raccolta differenziata, come potete immaginare, è il presupposto perché la nostra tecnologia possa espandersi. Scusa, questo è un dato imp molto importante e molto alto, ma non è ancora conosciuto abbastanza, mi sembra, no? 12 milioni di persone servite, potenzialmente servite, ma poi. No, servite dalla raccolta differenziata e potenzialmente servibili dalla tecnologia di riciclo dei prodotti Quindi assorbenti per la persona, ad già oggi. lo possiamo, già, questo è un dato che già possiamo È un dato che già possiamo. soddisfare. Sì, è un dato che in base, insomma, ai servizi attualmente presenti a livello locale ci permetterebbe di espandere la nostra tecnologia. Tra l'altro è andato in crescita, perché solo l'anno scorso erano 11 milioni, quindi cresce a tassi interessanti ogni anno. Prima di andare avanti vorrei farvi vedere un video In Italia, per circa il capire meglio la 4% dei tecnologia. rifiuti urbani è costituito da pannolini, assorbenti e pannoloni usati. Un volume enorme, pari a due volte quello del Colosseo. Meno male che FaterSmart ha trovato una soluzione, sviluppando la prima tecnologia al mondo per riciclare il 100% dei pannolini usati. La raccolta differenziata è il presupposto fondamentale per avviare il processo di riciclo, che si divide poi in tre fasi. I pannolini usati vengono raccolti e portati in un centro di trattamento. Qui vengono poi sottoposti al vapore e alla pressione di una potente autoclave, dove i materiali che li costituiscono vengono preseparati e successivamente asciugati in un essiccatore. In questo modo vengono eliminati i cattivi odori e tutto viene sterilizzato al 100%. Infine, un processo meccanizzato separa e recupera le materie prime, ricavandone polimero superassorbente, che verrà usato per esempio per isolare i cavi elettrici sottomarini, cellulosa che verrà usata nelle cartiere e plastica che verrà usata per produrre oggetti di ogni tipo. Il tutto favorendo l'economia circolare e dando nuova vita ad ogni rifiuto. Benissimo, quindi il video è servito a darvi una prospettiva su come funziona la tecnologia e su quelli che sono gli output del processo. Prospettiva, le nostre materie prime e seconde sono plastica, come avete visto, cellulosa, plastica e polimero superassorbente. Da ogni tonnellata di rifiuto di pannolino, tolta la frazione organica, si ottengono 150 kg di cellulosa, 75 kg di plastica e 75 kg di polimero superassorbente, che poi possono essere utilizzati in diverse applicazioni ad alto valore aggiunto. Adesso, uno per tutti, chiaramente la cellulosa può essere utilizzata nell'industria cartaria, la plastica può essere utilizzata per molteplici applicazioni di tipo domestico, il polimero superassorbente, che poi è quello che oltre alla cellulosa, è quella molecola che dà il valore assorbente, il potere assorbente ai pannolini, può essere utilizzato in applicazioni tipo florovivaistico, ma può anche essere utilizzato diciamo, nella produzione dei nostri prodotti, in piena ottica, se volete, di economia circolare o di closed loop applications. Grazie alla produzione di materie prime e seconde, il nostro è un sistema economicamente sostenibile. Quindi, considerando l'intera filiera, dalla raccolta differenziata fino alla rivendita di materie prime e seconde, è in grado di creare un bilancio economico positivo, in cui i ricavi sono superiori ai costi. Quindi, grazie a questa tecnologia, la filiera della raccolta e del riciclo, da filiera mera e semplice, diventa una vera e propria catena del valore. Tra l'altro creando anche esternalità positive dal punto di vista ambientale. In ottica di life cycle assessment, il nostro è un sistema pienamente, come si suol dire, carbon negative, ossia fa risparmiare più emissioni di anidride, o più emissioni climalteranti di quante ne produca. Con lo scenario riciclo, anzi, guardiamo lo scenario come oggi, lo scenario attuale. Quindi discarica un inceneritore, ogni tonnellata di rifiuto genera circa 270 kg di emissioni o di CO2. Nel nostro scenario, o con, diciamo, considerando il riciclo preso di per sé, si risparmiano 170, quindi si crea, diciamo, un bilancio negativo da un punto di vista di emissioni di meno 170. Quindi il bilancio totale positivo netto è, rispetto allo scenario attuale, di un risparmio di oltre 400 kg di emissioni per tonnellata riciclata. È un sistema che ha avuto numerosi riconoscimenti, ne dico due per tutti, o quelli di cui siamo più orgogliosi. Abbiamo ricevuto direttamente
dalle mani del vicepresidente della Commissione europea, signor Katainen, il premio Lega Ambiente come campioni dell'economia circolare. E abbiamo di recente ricevuto un finanziamento dall'Unione Europea tramite l'ente BBI per lo sviluppo di una bioraffineria ad Amsterdam. Tra l'altro è un progetto che rappresenta come è possibile fare sistema, perché è un progetto che ci permetterà di lavorare alla seconda fase dell'evoluzione del nostro processo per creare ancora maggiore valore aggiunto tramite la creazione o la produzione di chimici ad alto valore aggiunto. Ed è un progetto a cui stiamo lavorando con altre 12 imprese provenienti da 7 paesi dell'Unione Europea, tra cui in prima fila appunto c'è Novamont. Scusa Giovanni, siccome abbiamo un minuto solo per concludere, okay. Io ti vorrei fare una domanda a cui probabilmente già stai pensando. Ieri Land of Waste è stato protagonista fra i protagonisti del dibattito anche politico che abbiamo avuto, no? Prima nella relazione, e anche il ministro c'è stato molto. Allora, questo è un tema che vi ha toccato direttamente, è un tema molto importante, no? su questo aspetto, ma come le vedi le prospettive su questo? No, noi siamo fiduciosi da questo punto di vista. Tra l'altro il nostro è un sistema che può creare vantaggi positivi, significativi all'Italia, e sappiamo che le istituzioni a questo punto di vista ne sono consapevoli. È chiaro che se devo vedere la nostra storia con l'End of Waste, più che End of Waste a noi piace chiamarla Never Ending Story of Waste, perché è dal 2015 che senza andare attraverso tutti le diverse fasi siamo passati da un rimbalzo fra diversi livelli di governo, regione, Unione Europea, piuttosto che Stato. Prima di tutto abbiamo impiegato circa 2 anni e mezzo per capire quale fosse il giusto livello di governo per avere l'End of Waste. Siamo riusciti finalmente, dopo rimpalli diversi gradi di giudizio, ad avere chiarezza a riguardo, quindi ad oggi dovrebbe essere il governo, almeno per Italia. Il Ministero dell'Ambiente ci ha aiutato sicuramente, quindi siamo fiduciosi da questo punto di vista, sappiamo che è una priorità. Resta il fatto che ad oggi comunque sia noi non abbiamo un decreto. Noi siamo pronti da un punto di vista industriale e tecnologico all'espansione, ma non siamo in grado di vendere le nostre materie prime e seconde. E prima, quando vi ho parlato dell'espansione in Italia piuttosto che all'estero, la realtà è che stamattina stesso ho ricevuto una telefonata da una controparte all'estero, non posso dire quale paese, entusiasta perché il Ministero dell'Ambiente della sede ha detto che è pronto a fare un processo accelerato per noi, a farci avere il decreto in meno di 6 mesi, qualora potessimo portare la tecnologia. Allora, questo... Quindi questo viene a dire, io sono conscio della fiducia e dell'impegno delle istituzioni, mi chiedo semplicemente perché in Italia l'innovazione tecnologica non possa tradursi in innovazione normativa, come può avvenire o come avviene in altri paesi. Chiedo Grazie. Solo questo. Concludo invitandovi al nostro stand Fathers Smart.